Oggi parliamo di una macchina fotografica compatta della Samsung del 2000 ed è la Samsung Vega 140S. Questa macchina è molto poco conosciuta, anche molto poco apprezzata in verità, però ha moltissime frecce al suo arco. Beh, innanzitutto è una macchina del 2000 e quindi già siamo in un momento storico, per così dire, in cui la tecnologia elettronica per le macchine fotografiche a pellicola era molto avanti. La Samsung, evidentemente, che stava entrando in quel momento nel mercato delle macchine fotografiche, ha cercato di renderla quanto più tecnologica possibile e possiamo dire che ci è riuscita. Infatti, ha molte possibilità. Ha l'esposizione automatica, la possibilità di mettere il programma sport, il programma ritratto, stabilire lo scatto continuo, lo scatto singolo. C'è anche la possibilità di fare più scatti con diverse zoomate, cioè con diverse posizioni dello zoom, in modo da fare, che so, tre scatti, prima a 100 mm, poi a 50, poi a 38 mm. Ha l'esposizione, l'autofocus, multi-autofocus, ma c'è anche la possibilità di selezionare un punto da mettere a fuoco. Ha la memoria esposimetrica quando si preme il pulsante. Ha, cosa non indifferente, la correzione diottrica dell'oculare. Ha la inutile funzione panorama. E la cosa però più particolare che ha questa macchina è l'obiettivo. Perché la Samsung non ha scelto un costruttore qualsiasi per fare questo obiettivo, ma ha scelto la Schneider. Infatti è un varioplan dalla focale che va da 38 a 140 mm. L'apertura è da 4,6 a 12,2, leggo sul libretto di istruzioni. Beh, può sembrare poco, 12,2 è la massima focale, però stiamo parlando di 140 mm. E del resto invece la focale minima, che è 38 mm, avere 4,6 ci può anche stare. Come vi dicevo, questa macchina in realtà è tecnologicamente molto avanzata, forse è il meglio che si può trovare per quanto riguarda la tecnologia delle compatte. Si accende premendo questo pulsante e la variazione di focale, com'era insomma di quelle apparecchiature di quest'epoca, di quell'epoca, si avviene premendo questi due pulsantini. Nel mirino si vede la variazione di focale e questa pure è una cosa buona che non tutte avevano, ma questa ce l'ha. C'è la possibilità di inserire la data. Si possono inserire secondo formati diversi, cioè tradizionale italiano giorno, mese, anno, oppure prima l'anno, poi il mese, poi il giorno, insomma, come vi piace. Cosa particolare, una delle cose particolari di questa macchina, che permette di stampare sulla fotografia anche una serie di brevi messaggi testuali. E la Samsung dà una serie di adesivi, tre, di cui uno se ne può attaccare dietro alla macchina per sapere quale messaggio si vuole stampare sul negativo. Sono in inglese. Però si capisce, love you, happy birthday, thank you, congratulations, happy new year, scusate il mio inglese, Merry Christmas, hello, ho fatto una bella lezione di inglese. Però questi messaggi si possono stampare tutti quanti. Premendo il pulsantino apposito compare un codice, per esempio il codice CP3, e corrisponde a thank you, grazie. E questi vengono stampati sulla fotografia attraverso una serie di LED che sono inseriti nella macchina fotografica. Insomma, direi che non è proprio male. C'è il DX, l'esposizione DX con la pellicola è da 50 a 3200 ISO. E insomma, mica poco si può dire. Per quanto riguarda i tempi di scatto, vanno da un terzo di secondo a un quattrocentesimo di secondo. Certo, bisogna considerare una cosa, queste macchine fotografiche con gli obiettivi così poco luminosi è meglio mettere una 400 ISO, casomai. E poi vedi che il tempo di scatto massimo è di un quattrocentesimo di secondo. È anche vero però che una macchina, nel libretto di istruzione non è detto fino a quanto chiudi il diaframma, potrebbe chiudere anche a 22. E quindi poi anche con una pellicola di 400 ISO non c'è alcun tipo di problema.
Che altro c'è? Forse ve l'ho detto, c'ha la correzione diottrica dell'oculare, quindi soprattutto per persone che non siano così tanto giovani o chiunque ha un problema di vista può evitare di rimirare con gli occhiali, ma usare la correzione diottrica dell'oculare. C'ha la inutilissima funzione panorama, che però all'epoca era di moda e si portava. Insomma, per farvela breve, io non ho mai visto una compatta completa come questa. Probabilmente la Samsung, dovendo entrare in questo mercato, ha fatto il meglio che si poteva fare. L'ha fatto veramente, sì, l'ha fatto veramente. Anche perché questa macchina adesso si è chiusa automaticamente all'obiettivo, perché dopo un certo periodo di inattività la macchina si spegne da sola. Vi stavo dicendo che questa macchina ha ricevuto diversi premi, come miglior compatta dell'anno. Quindi c'ha l'ottica tedesca, è anche un'ottica di buona qualità. C'ha tutti gli automatismi possibili e immaginabili e c'è anche il telecomando che si mette sulla tracolla che permette di scattare a distanza. C'ha diversi tipi di autoscatto. Insomma, è veramente una macchina completa. Quindi a volte si trova poco su internet, però sinceramente un gioiellino tecnologico così, che è stato, come dire, il canto del cigno delle ultime compatte a pellicola, non me lo lascerei scappare. Forse un domani chi capirà effettivamente che cos'era questa macchina fotografica, il valore di questo apparecchio salirà e magari salirà anche di un bel po'. Non credo che arriverà a certi livelli, ma insomma, vi ho detto, compatte così, con questa tecnologia e con questa compattezza, non credo che ne abbiano fatto.